Hey guys, we have a gift for you. Buonasera, come state? Oggi siamo qui in un video davvero impressionante che non mi sarei mai aspettato di fare, ma prima o poi sarebbe giunto il momento. Prima o poi tutti si sarebbero aspettati che sarebbe successa questa cosa qui, che in teoria non sappiamo ancora se effettivamente sta per succedere, ma probabilmente qualcosa capiterà, a meno che di un ribaltone incredibile. Nessuno ci si aspetta. Prima di iniziare, ovviamente mettete un mi piace, perché oggi è domenica. Se anche voi è domenica nel vostro arco temporale, mettete mi piace, altrimenti non lo mettete. L'altro ieri su Instagram vi ho fatto questa domanda qui. Vi ho chiesto se Fortnite sta morendo, perché volevo registrare questo video, volevo sapere anche l'opinione di YouTube. Quindi scrivete qua sotto nei commenti se state giocando ancora a Fortnite oppure no. Vi lascerò qua sotto due commenti in cui dovete votare. Quindi il primo commento sarà: sto giocando a Fortnite. Il secondo commento: non sto più giocando a Fortnite. Vi ho chiesto questo, punto. Fortnite sta morendo, 84% sì, 16% no. E questo sondaggio qua, tra l'altro, riflette molto quello che penso anche io. Cioè, onestamente, perché non vi sto più portando video di Fortnite con la frequenza con cui ve li portavo ovviamente prima? Perché il nostro canale, cioè gestito da me medesimo, però è condiviso anche con voi, il nostro canale ha fatto dei numeri incredibili. Abbiamo fatto tipo il record di spettatori in quasi tutti gli eventi di Fortnite. Quindi grazie per questo. Siamo stati, se non sbaglio, anche in alcuni casi, in alcuni eventi di Fortnite, abbiamo fatto proprio il top italiano di spettatori, quindi tanta roba. Detto questo, tralasciando questa roba qui, Fortnite effettivamente sta morendo. Ma perché sta morendo? Fortnite ha avuto il suo picco, questo screen è stato preso a maggio 2018. Questo screen qua vi fa vedere gli spettatori di Twitch, ok? Fortnite ha raggiunto il suo picco massimo a maggio 2018. Non mi ricordo che evento c'è stato qua a maggio 2018, però ci deve essere stato tipo qualcosa tipo Cubo, qualcosa del genere, dove c'era un hype incredibile. Quindi in maggio 2018 c'erano 430.000 spettatori, ragazzi, che sono un botto, un boato. Vi faccio vedere poi invece a ottobre 2019, questo però presumo che sia pre buco nero, perché poi con il buco nero solo io ho fatto tipo 70.000 spettatori, quindi su Twitch probabilmente non erano solo 260.000. come vedete, già a ottobre gli spettatori erano calati praticamente della metà totale, vi sto parlando, eh. Evento del buco nero, dopodiché il nulla cosmico. In un cazzo, 3 mesi di niente. E quindi le opzioni sono due, ragazzi. La prima: o Fortnite si decide a fare una cazzo di patch con i contro con, perché mancano 2 settimane alla season nuova, e questo è un messaggio per l'Epic Game. Mettete un Kikubu, una statua, un drago, una roba che metta hype, perché altrimenti, come avete visto, tantissimi youtuber non stanno più facendo video su Fortnite. Ma io in particolare questo mese qui non ho mai aperto Fortnite, cioè ci ho giocato davvero poco rispetto a quanto ci giocavo prima. Ovviamente adesso sto giocando a LoL, GTA e queste cose qua. Fortnite in calo, ma anche perché, ragazzi, vi faccio vedere che cosa è uscito. Questa è la patch da 4 giga per console e da 2 giga e mezzo su PC. Hanno aggiunto un'arma. Dopo 3 mesi che aspettavo una patch, hanno aggiunto un'arma. E poi vabbè, per risoluzione di bug, cose varie, ma 2 mesi di niente per poi aggiungere un'arma. A dicembre 2019 sarebbe dovuto uscire un qualcosa, ok? Cioè la season sarebbe dovuta uscire a dicembre, inizio dicembre, se non sbaglio il 13 o il 12 dicembre, sarebbe dovuto uscire la season nuova. Ma che cosa hanno fatto? Hanno detto: ah, non abbiamo idee, quindi rimandiamo la season di 2 mesi. Un gioco che ha dietro un hype così della madonna, non puoi far aspettare 2 mesi e non fare uscire nel mentre niente. La scrivo se volete io la storyline, intanto l'abbiamo sempre fatto noi, abbiamo sempre azzeccato tutto. Ci mettavate a dicembre un cubo, un foglio di carta per terra con un drago. Questo è quanto per quanto riguarda storyline di Fortnite, dove non si sa assolutamente niente. Questa è la season peggiore della storia probabilmente. La mappa è stata cambiata, la mappa è tra l'altro una figata, però tutti chiedono degli item di movimento, e che cosa hanno fatto? Non mettono gli item di movimento. Quando gli chiedi di non aggiungere niente, invece ti mettono il bruto. Vi faccio vedere un altro screen. Le entrate di Fortnite sono diminuite lentamente nonostante l'incredibile popolarità del gioco, e le spese dei giocatori sono calate del 52%, della metà, secondo il trimestre 2018 al secondo trimestre 2019. È che il gioco è sempre al top, cioè Fortnite è sempre stato al top, ha superato ogni record in qualsiasi cosa, spettatori, shoppate, game che superano tra l'altro la quantità di soldi che si fanno tantissime case produttrici vendendo il gioco. Questi non
hanno venduto niente, ma vendono solo giustamente, come si dovrebbe fare nel 2020, le skin, le cose in game. Tra l'altro vi faccio vedere anche, questo è uno screen che ho fatto oggi, Fortnite ha 58.000 spettatori nel mondo, ha meno spettatori di Minecraft, meno spettatori di Tarkov, gli stessi spettatori più o meno di PUBG. Questa invece è la scala di popolarità di Fortnite, come vedete, marzo 2019, questi sono i player che giocano, a marzo 2019 c'erano 250 milioni di player al mese, che sono un delirio. Questo invece è il grafico di interesse nel tempo del 2019, come vedete ci sono i picchi durante gli eventi, picco qua, questo credo che sia l'evento di ottobre, come vedete il buco nero ha fatto un delirio, ha raggiunto il massimo di picco, credo che sopra di 100 non ci sia niente. Dopodiché evento di Star Wars del 23, che comunque abbiamo fatto i nostri 25.000 spettatori, ma era un evento di merda, cioè ve lo dico, è una cacata, e pensavamo fosse una cosa molto più figa. Questo è l'interesse rispetto al buco nero, che credo che abbia avuto il massimo, dove abbiamo fatto il record di spettatori. Che cosa hanno fatto però adesso per cercare di comunque riprendersi un po' di popolarità? Hanno aggiunto questa skin di ninja, che è questa qua, non so se l'avete comprata, utilizzate comunque il codice creatore se doveste comprarla. Questa skin qua, figa, ci sta, ma secondo me non serve una skin per far ripigliare un gioco, perché questo gioco attualmente, quanto mi riguarda, è morto, non so per voi. Che cosa faranno anche? In Fortnite Space Leaks vedete che dopo il 99% il ritorno della Renegade Rider, e ci sta che la mettano proprio in questo momento, perché il gioco sta calando di brutto. Questi sono i dati di Fortnite, e la cosa comunque fa dispiacere che per tutti questi anni sono sempre stato fan di Fortnite per quanto riguarda la storyline, per quello che gli sviluppatori e gli sceneggiatori hanno inserito all'interno del gioco, perché Fortnite, ragazzi, è un gioco unico, cioè il gioco probabilmente più giocato dell'ultima decade dopo LOL. Probabilmente, io spero che nella prossima season facciano qualcosa davvero di potente, perché altrimenti il gioco è destinato a morire insieme a tutte le skin che abbiamo comprato. Poco fiducioso per quanto riguarda quello che succederà nella prossima season. Ci faremo comunque la live e vedremo di cosa si tratta, ma non sarà assolutamente come gli eventi precedenti, perché non c'è hype. Mancano 2 settimane e non si sa niente. Mi triggera questa cosa, onestamente, perché hanno fatto morire un gioco che stava andando al top. Cioè, dopo il buco nero, che ha il picco di spettatori mondiali di qualunque altra cosa, e mi molli il gioco dopo il buco nero, che questa cosa non ha il minimo senso. E quindi sto cercando di capire qual è la mossa che vuole fare l'Epic Games per far ripigliare Fortnite. Questo è quello che penso di Fortnite. Fortnite sta morendo, sì, ma... amici miei, questo era un video sfogo. Spero che questo video non vi sia piaciuto, anche perché se mi avete scritto che l'84% delle persone dice che Fortnite è morto, avete ragione, sono d'accordo con voi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campana per trasformare in una chiesa il canale. E tra l'altro, piccolo spoiler per quelli che sono arrivati qui, io oggi sono andato a mangiare in un ristorante stellato a San Siro durante Milan Udinese. Il video lo vedrete o domani o martedì.